farei vedere qua la Vaito. Caravaggio di Trattorino a Venezia, detto in una fotografia che ho cercato. Questa settimana a Venezia, perché la settimana. Scrivi poesie eroticomiche. In parte. Hai pubblicato diverse raccolte, l'ultima recente che è uscita è questa qui. Che è questa qui, che si intitola Storia di incazzo e sfiga, scoiattoli e altri amici. E ci hai portato, vabbè, ok, ci hai portato anche delle osservazioni che sì. Questa qui è un ambito poetico che ha partecipato a una mostra del 2010 che si intitola Identikit, una mostra organizzata da un'artista veneziana che si chiama Anna Morolin, con cui ho collaborato di solito con poesie sempre nelle sue performance. Invece in questa volta ho costruito questo abito poetico su tutte poesie, più si intitola Rivelata perché sono più o meno riconoscibili. Poi c'è questo di, che ha una mia poesia e perdo delle ore ad ascoltare i dibattiti del cuore, è un tappeto poetico, sotto si intravede tutto un mio oltre, un elettrocardiogramma oltre, e poi ci sono altre, una lì dietro e una presa là, sono sempre tappeti poetici con delle poesie semivisibili. Benissimo, sarà glaciale la tua lettura? In parte glaciale, in parte. Grazie. Pensavo di leggere, siccome questo libro è diviso in sezioni, pensavo di leggere una poesia per ogni sezione. Comincio con la sezione Robe dell'ego con la poesia di Orosan. Stamattina ho deciso di fare reculisti dei farmaci scaduti. C'era una bottiglietta di Orosan scaduta nel giugno del 2009. Mia madre è morta nel dicembre del 2008. La bottiglietta era sua. Mi ha commosso l'idea che lei l'aveva tenuta in mano, così non l'ho buttata. La butterò comunque. Ho pensato che molte volte sono stata troppo dura con lei e molte volte lei è stata troppo dura con me. Ho pensato che l'amore è un gran casino, che ci si ama e si stronzi, ci si ama e ci si allontana, ci si ama e non ci si ama. Le robe dell'amore, vi leggo, spesso il film finisce quando si dicono t'amo. Ci ho pensato davvero, tu non dirmelo mai, ed anch'io cercherò di non dirtelo mai. Voglio con te qualcosa, che ci sia o non ci sia, che non abbia bisogno di una didascalia. Voglio lo spazio ampio che lascia la scoperta, la sorpresa trovata dietro una porta aperta. Voglio che sia leggero il nostro stare insieme, che scelga lui la strada tra amore e voler bene. Voglio che in ogni cosa noi mettiamo un respiro, che la gonfi leggera, per poi portarla in giro. Voglio guardarti e basta, senza voler capire. Voglio solo sentirti e non sentirti dire. Qui sono... Le robe di dedica, vi leggo, Wally che è morto. E questa sera, che rientravo a casa nel freddo, c'era un buio terso di luce di luna e nuvole bianche nel buio e stelle anche limpide. E allora ho pensato a Wally che è morto e che quando pensiamo alla morte non sappiamo pensarci veramente. Pensiamo, è morto, pensiamo, morirò. E invece è quella luna, sono quelle nuvole, sono quelle stelle che moriranno al nostro sguardo. Poi. Queste sono, non mi ricordo più la sezione, robe di luoghi e cose varie, attraverso la parete. Attraverso la parete sento i vicini, parlano con le loro due bambine. Dice cose con voce decisa lui. La voce di lei cerca di spiegare, le piccole voci protestano. Alle volte però lei canta e sa cantare. Lui invece l'ho visto che lavora in un negozio d'abbigliamento. Forse spende lì tutti i suoi sorrisi e poi a casa non ne ha più. E allora dice quello che si deve fare, che non canta mai.
Poi a volte la madre e le figlie hanno molta tosse. Io ormai me l'aspetto e penso, è arrivata la tosse. Stesa nel letto ascolto la vita dei vicini. Sono piccoli animali nella tana, sono la tosse, sono uccelli quando lei gorgheggia. Queste sono robe di sesso, vi leggo, io ci sono stato. Ma com'è strano che con qualcuno con cui si è fatto l'amore, che lui è stato dentro di te, poi adesso magari ci si scambia solo un saluto per strada o non ci si vede neanche più. Ma lui è uno che è stato dentro di te, che è un posto che neanche tu ci sei mai stata. Sarà come nei viaggi, che mica sempre si resta nei posti, si va, si riparte e a volte non si torna mai più. Per questo forse alcuni uomini, quando parlano di una donna con cui hanno fatto l'amore, dicono io ci sono stato. E infine, la storia di Cazzo e Figa e altri amici, vi leggo Ansia da prestazione, sottotitolo Che cazzo devo fare? C'è Cazzo che in preda a grande afflizione si beve una birra appoggiato al bancone. Con Figa da un po' ci sono problemi, se a volte lui tarda lei dice non vieni, se invece fa in fretta lei gli punta il dito dicendo un po' acida ma che, hai già finito? Così che alle volte appena la vede lui vorrebbe alzarsi e invece si siede e arriva persino a dirla bugia che oggi ha da fare, che deve andare via. Figa dice basta, che sono tutte scuse, si arrabbia di brutto, lo riempie di accuse. Lui si barcamena, le dice che ha torto e si lascia prendere da grande sconforto. E poi pure lei si lascia andare giù, convinta che ormai non gli piace più. Così, per paura e per la tensione, finisce che guardano la televisione. Poi Figa la spegne, sospira e si volta e dice perché non sei come una volta? Una volta eri figo, sempre pronto all'affondo, sempre dritto e impettito, il più cazzo del mondo. Sono cazzo anche adesso, però c'è la questione che alle volte sei tu che mi fai soggezione. Perché so che ti aspetti certe cose che sai e così mi viene l'ansia di non farcela mai. Io mi aspetto soltanto quel che aspetta una fica quando ha un cazzo vicino, cosa vuoi che ti dica? Fai facile tu che stai lì ad aspettare, mentre io devo crescere sempre prima di entrare. La mia vita è un continuo salto dimensionale, un continuo stress fisico ed emozionale. E che colpa c'ho io, dice Figa irritata, se tu sei fatto a cazzo e io sono fatta bucata. Non è in colpa, in effetti, però detto tra noi forse è meglio se vado sul lettino di Freud. E se poi non ci riesci, dice Figa avvilita, va a finire che mi sento una figa fallita. E così Cazzo e Figa, per consolazione, si fanno una birra appoggiati al bancone. Grazie.